Sarà il penultimo quello che è, però speriamo, diciamo, di portarci abbastanza avanti. Io intanto mi lascio trascinare un attimino qua dalla corrente. Mi sono cagato addosso, mi si è spento il Mac in faccia e non capivo cosa stesse succedendo. Allora, perfetto. Sto patacchio, spostiamolo di qua. Cosino qua, perfetto. Allora possiamo andare avanti. Possiamo cominciare questa scalata. Ok, qua tutto a posto, quindi mi sa tanto che dobbiamo andare dall'altra parte. E fare tipo aia, forse un attimino da più lontano. E quanto pista? Mi pistava l'altra volta così. Anche che non mi pistava così perché vabbè che ero dentro proprio in un... Cioè, sentito un po' che termine tecnico, in un rigagnolo d'acqua. Ma proprio da HDMI della Crusca, levati. Sì, ce l'abbiamo fatta. L'importante è portare a compimento l'obiettivo di Dio. Aia, mi sono stampato contro il pezzo di cemento. Cristobal. Yes. Mamma mia, è buono, me la sciallo. Salve Sada, tutto bene anche io. Saludando, aiuto! Ma che cacchio è successo? Ah, ok, doveva finire così. E io dicevo, ma che minchia! Sono stato deglutito Ah, boh, già finito il secondo livello, giusto? Terzo livello? No. Lo cacchio, sono finito. Mi sono scaricato Albion Online, caro Sada, questa volta mi prende adesso, non so se si dice in contropiede o quello che è, ma io non conosco e addirittura le dico, non ho mai sentito quel cazzo! Non ho mai sentito quel gioco lì. Anzi, l'ho sentito, mi sa che l'ho sentito il nome, però non l'ho mai visto, no? Torna indietro, bro. Non so di cosa sta parlando. Allora, qua, belle le grottine, però devo capire bene. Ok. Sì. Va bene anche così, va bene così. Tranquillo, tranquillo. Andiamo con calma. Un passaggio alla volta. Si chiama proprio Albion Online. Dopo me lo vado a vedere, qualche immagine. Davvero è la prima volta che non c'ho presente che cacchio di roba è. Ah, ok, è un tipo di quei giochi lì. Ok. E c'è anche per telefoninos, per mobile, per smartphone. No contro Arozia. Ho detto no contro Arozia, mi stampo contro Arozia. Ah, quindi c'è la versione mobile e giustamente molto scarico per qui. Ma porco. Di qua e porco di là. Salve Buddha, oh là là. Buonasera Buddha International, Mister Signor Buddha 90, cazzo! Vai! Giù! Sì? Sì, Ah, ok, va bene. O se ce la faccio, faccio tutta la tirata da qui. No, che mi stampo prima. Buonasera Buddha. Benvenuto, yes. Mamma mia, tutta la sghingata. Là c'è il coso. Però mi butto qua. No! Perché non sono capace di buttarmi nelle porca. Dai, che ce la facciamo. È un po' impestente il capire come si deve bilanciare. Dato che io non sono una. Come si chiama? Come si chiamano i piloti degli aerei? I piloti, ecco. Ciuffete! E beccate sto ciuffete! Come la va, signor Buddha? Com'è andata la giornata questo oggi? E anche lei, Sada? Buonasera, buonasera a tutti. Scusate il ritardo. Sei partito anche con tipo
5 minuti prima, ma giustamente io alle 20 vado a fare la pipì e alle 5 alle 9 mi è venuto ancora un attacco di quelli super potenti di pipì e quindi diciamo che mi sono fatto due calcoli e non ce l'avrei assolutamente fatta ad arrivare fino alla fine della live senza farmela addosso. Zu, salve Black Will, mamma mia lo stress di questo qua, preferivo il pesce palla, caro Black Will, io preferivo il pesce palla tutta la vita. Mamma Mao! Sì? Devo andare di qua? Pezzo di pane, pezzo di pane, pezzo di pane. Se domani notte il pezzo di pane cadi giù nell'acqua! Mamma mia, a pelo. Ma oggi tutto sommato, tutto tranquillo. Ecco, abbiamo, come si dice? Oh, sono sotto l'acqua. Perché c'è sto rumore qua? Come dire che io debba crepare da un momento all'altro? Che vuol dire? Con calma. Buono. Un altro checkpoint. Tutto sommato oggi non ho fatto granché. Ho fatto un paio di partite di qua, un paio di partite di là. Abbiamo continuato a controllare un po' la roba per fare quello che dovremmo fare nel prossimo. Spada bam. Ah, ma sono dentro. Ah, ok. Indiana Jones. Scaricalo. Porca la miseria che deve iniziare la sua scalata da cavaliere. E qui inizia la sua scalata verso il cavalierone. E mo? Che mi sta... Che cosa mi sta a significare quel pezzo qua? Allora, se... No, per me devo andare lì dove c'è il segnale del... Ci siamo capiti? Esattamente, proprio esattamente lì dove c'è il segnale. Esattamente lì, proprio esattamente lì. E quindi... Aia! Sta cosa qua non l'ho capita. Non l'ho proprio capita. Io come farei a ricadere là dentro se non ci arrivo? Mi sa che devo azionare le mie ali da buon pesce volante quale sono. Oh. Oh no, ok. Attraettorium. Ma se schiaccio Y? Oddio, ando cacchio sono. La peppa. La mamma. No, un momento, ma io... Ma che avevo fatto ad andare tranquillamente io in quel... Ok. Ah, ok, perché so coglione io. Buono, buono, momento, momento. Fermi tutti, fermi tutti. Fermi tutti. Non incominciate ad aprire la pagina YouTube per andare a vedere come si fanno quale robe. Che per adesso è tutto sotto controllo. Ok, questo qua va avanti lui. Oh no. Perché lì come vedete c'è tipo quelle figa de un tubo che non me la racconta, sì? No! Ma mannaggia, vabbè, io eccola. Adesso mi devo togliere la testa e schiacciare Y. Adesso questa è la sera bella che continua a schiacciare Y e continua a ricominciare come un idiota. Spero che non si sia bloccata la chat. Perché mi si attiva il potere di Grayskull? Grayskull. E ancora... Mannaggio. Ok. Dritto dritto. Diamo la spintina. Diamo una spinta anche alla chat, che non vorrei che mi sia bloccata dopo che io credevo di aver trovato il modo per non bloccarla. Ok.
No. No. Giù di qua. Qua proprio dire che ho fatto qualcosa, assolutamente no. La posso capire. Non dico la capisco, ma la posso capire e lo posso dire. Gozzole che gusto, perché se non mi sbaglio ci sono di vari gusti le gozzole. Non vorrei dire cavolate, ecco. Porca miseria, che schiaccio Y, Dio. Che stress. Sacre bleu. Yeah. Le classiche. Se mi sbaglio c'erano anche, se mi sbaglio, le gozzole dark. O una roba del genere. Saranno 5 anni tutti che non le mangio le gozzole. E i biscotti in generale. Da quando ero stato male col tè. Quando cacchio sono? Sì? Ma devo prendere sto tubo? Alla Madonna! Ok, devo schiantarmi contro questo tubo e fin qui ci siamo. Fin qui credo che siamo d'accordo tutti. Devo trovare soltanto il modo dopo per non rimanere sotto schiacciato nelle macerie e salvarmi. Molto tranquillamente salvarmi. Ok. Esatto, un'altra volta che non ce l'abbiamo fatta. Ricominciamo che facciamo prima. E devo prendere le giuste misure. Tra l'altro questa sera hanno annunciato, mamma mia, un nuovo Battle Royale. C'era proprio quella tipologia di videogioco che mancava nella. Che mancava in questo periodo. Tra l'altro, giustamente Ubisoft con le loro grandi idee non sapevano che cosa fare con il franchise di Ghost Recon e ci hanno ideato, giustamente, un bel Battle Royale che uscirà l'anno prossimo. Si chiama Ghost Recon, inizia con la F e non mi ricordo. Ok, ripartiamo da qua. Facciamo un attimino il giro di Gelsomino. Piuttosto che star lì a. Ma puta caso, a fare il giro qua, se salto. Ah. Io dico soltanto una cosa, che i controlli aerei con sto figa di pesce sono una delle cose più abnormi che ci possano essere. Non ce la facciamo un'altra volta. Porco schifo. No, meglio cadere. Porca miseria, prende più botte, sì. Soprattutto più botte di Adonis Creed. Ce l'avrebbe fatta. Cazzarollo. Cioè, il mio intento, ripeto, il mio intento sarebbe quello di finire sto figa di gioco questa sera. Sarebbe. Ma la vedo molto molto dura, ecco. Soprattutto quando qua il cazzo di coso qua non fa il suo mestiere. Qua che mi faccio la doccia, Plana me lo tira dall'allele. Sezzao. Sezzao. Sì, è easissimo sto gioco. Assolutamente. Uno dei giochi più easy che abbia mai visto.
Io non ho giocato a I Am Bread. Domani notte siamo ancora qua. Vabbè, io oserei dire che li metto sullo stesso punto, ecco. È che incredibilmente sono andato più avanti dalla puttana Eva. Sono andato più avanti qua rispetto a Dark Souls. Gnecchete! San Crispino. Su questi giochi no. Ah, guarda, io non vedo l'ora, caro Sada, che tu prenda la Xbox, la serie X. Se ti farai, credo di sì, perché comunque diciamo che prendere l'Xbox e non fare una prova col Game Pass è da pazzi. Te lo devi fare Game Pass, anche quello, c'è cioè, tipo la versione quella da 1 euro, che provi il primo mese, una roba del genere. E poi puoi decidere sempre se rinnovarlo o meno. Ecco, tu ti prendi la serie X, prendi Game Pass, ti scarichi sto gioco, dopo ti scarichi l'applicazione di Twitch e poi te vengo a guardare. Senza mani, benvenuto, ciao! Come la va senza mani? Benvenuto a vedere me che non riesco a prendere quel cartello bastardo là. Quel cartello maledetto, sì? Mamma mia, è arrivato senza mani, ho preso il cartello. Cadi nell'acqua! È arrivato colui che mi ha fatto vedere la luce. Ah, si è alzata l'acqua! Ok. E una volta che si è alzata l'acqua, che devo farmo? E mo come faccio? Adesso come faccio io a ritornare? Ah, ok. Non ho capito. Va bene. Benvenuto senza mani. Ci rincontriamo. Come la va, come la va? Appena tornato anche tu dal lavoro. Anche il Buddha è appena tornato dal lavoro e anche lui è muerto. Mi sa di no, Sai che mi sa che non l'ha aperto. Provo ad andare a vedere, però mi sa di no. Perché io sono passato di qua. Andiamo a vedere. Rohum mi sembra, e infatti. Ci sta ancora, ci sta. Ah beh, posso passare sotto. Tac. Mamma mia, con nonchalance andiamo a prendere un altro checkpoint. Voilà. Easy. Cioè, easy per dire. Allora, facciamo un giro di qua, vediamo che cacchio c'è sta. Allora, là c'è il pezzo di pane che là c'è, là l'abbiamo visto e là ci rimane. Penso neanche morto a farlo 100% sto gioco. E proprio come lo finisco lo disinstallo con una gioia. Non perché non mi sia piaciuto, ma perché qui almeno faccio spazio. E in queste sere, caro senza mani, sono stato alle prese con questi uccelli. Se hai detto qualcosa non sentivo. No, ho soltanto detto che quando finirò sto gioco lo disinstallo volentieri, che così almeno faccio spazio e incomincio anche qualcos'altro, ecco. Ma vabbè, come ho fatto a non prendere il cribbio di... Ok. Perfetto. Oppala. E via. Oh no. Easy. Oh, che moto predelisce questa sera. Siamo passati da ieri sera che avevi in tiro la Kawasaki, se non mi ricordo male. Questa sera invece sei passato alla BMW. No, io non potrei mai... come si dice? Non potrei
Mi sa che non è qua dove dovevo andare. Non potrei. Io avevo visto uno squalo, vabbè. Non potrei mai offendere il senza mani. Aprilia RX50 CC. Conosco la marca ma non ho mai visto la moto. È la miseria, cioè basta che non abiti a Napoli, non lo so io. Che sosti tubi, io passo sotto e chi se ne... Bello tranquillo, se ciao qua. Qua vedo già troppa roba da schiacciare per i miei gusti. Per i miei gusti vedo già troppa roba da schiacciare. Allora andiamo a fare questo mestiere. Sarebbe un motorino 50 cavalli, è una bici, sì, deve fare il come si chiama della... deve fare il come si chiama della... ci siamo capiti. Mamma mia, ma... ho rivisto il senza mani dopo un po' di tempo e cioè, sto andando avanti spedito in una maniera incredibile. A dopo senza mani, buona cena. Vadi, vadi, vadi. La bella carbonara, giusto? Do latte e biscotti anche a te con le gocciole. No! Bribio. Ah beh, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, sono qua. Ce la faccio. E vaffan. E vaffanculo. Sì? Il pannello elettronico? Eh beh, non lo so, ci sarai anche andato a fare la spesa, dico io. Vadi, vadi, controlli. Mamma mia, che becco anche il pulsante alla first attempt. Non mi butto su. Wow, ma sono troppo un power muzzo io. Figa, ma so anche un coglione. Buttati giù nell'acqua. Non ho avuto tempo. Aia, allora la vedo dura. Allora, vadi e poi ci dirà che cosa si è fatto da cena. Vadi, 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 vadi. Ok. Ah ok, c'è l'altro bussante, ci sta l'altro bussante da schiacciare. Beh, schiaccerò domani notte. Mamma mia, la traiettoria, proprio la perfezione. Ah, e vaffanculo. Mi sto guardando per comprare una Benelli 502. Non ho mai sentito quella moto lì. Mi dispiace, ma non l'ho mai sentita. Ho sentito la Begelli, salvavita Begelli, ma quella moto lì no. Se posso permettermi di dire una roba del genere. Ma non è che devo fare per forza il salto. No, secondo me non ci arrivo così. Se la macchina nuova che hai come foto profilo Telegram, puntone di domanda gigante, intendi quella? E vaffanculo! È quella? L'ho vissuta e l'ho apprezzata assolutamente. Good machine. Infatti ho detto, dov'è che ho visto io la macchina di Mr. Buddha? Tac. Ah, e ogni tanto ci sta a farsi un cazzo di regalino. Magari dovevi cambiarla. Ma avevi detto cosa dovevi fare e io non me lo ricordo. Però ci sta assolutamente l'acquisto. Poi vuoi far girare l'economia, ancora meglio. Buono. Qua devo fare una traiettoria di... Ma vaffanculo, te la traiettoria.
Sicuramente la soluzione sarà molto ma molto più semplice di quello che sto facendo io, però vabbè, quello ormai è una roba rodata. Là non posso andare. Là mi spara totalmente da un'altra parte, quindi è inutile. Vaffanculo! Mamma mia, che ce la facciamo anche così, fermi? Anch'io la sento sta storia, tipo che in vari altri paesi di qua di là con uno stipendio italiano ci scampi mesi e mesi. Beh, bisogna avere anche il coraggio di prendere delle decisioni. Yes, give it to me. Ah, ma vaffanculo, ma io ho aperto... Ho aperto questo. Ah, ma guarda quando sto astro stronzo. E mo come faccio ad andare a prendere quello là? Aiuto. Proverai anche tu poi l'ebbrezza di andare dal meccanico, tutta distrutta, e metterla a posto. Non so se sia questo esattamente il cribio. Mamma mia! No, dov'è il coso? Ma dov'è il coso che devo prendere? Che cazzo è successo? Io ho aperto qua, però mi sa che non devo buttarmi adesso. O... No, mi devo buttare col carrello. Quando cazzo sta il carrello? Ah, allora c'ha gli inghippi per fare la... Ah, beh, allora tutto sistemato. Quando fai la... quando tiri la prima botta con l'auto, che ce ne passa ancora a riprendere, tac. Ah, devo andare qua, che c'è anche il figa del coso. Ma perché io devo andare qua? Di domanda. Allora, qua. Come adesso devo capire come cacchio faccio ad arrampicarmi cattivamente qua. Oh no. Sì, ma ce la faccio domani mattina, ce la faccio. Ok. No! Cristo Balca, ce l'avevo fatta. Oh no. Lasciamoci trasportare, perché se no. Buonanotte. Tocca di là, bro! Buono! Buono, con calma ci facciamo tutte le vasche possibili ed immaginabili. Ecco, e mo? Ah, ok, ciao! Qua la vedo dura, eh! Yo, bro! Yes. Mamma mia, che se prendevo anche il tastino al volo era... cioè... Tacchia. Mica se non l'ho preso adesso, ho aperto tutto. Liscio come l'olio. Signore mio, tutto easy proprio. Cioè, è arrivato prima senza mani. Ero in un attimo di impasse. Bastardo che mi sta scappando il carrello di Dio. No, via qua. La mia unica possibilità di fuga. Ecco, se n'è andata. Mo. E mo crepo. Dovevo volare nel carrello. Vabbè, che ma. Ma adesso mi è arrivato il sabotaggio qua. Buonasera, Amy. Domani sera, ragazzi, vi porterò se ce la faccio. Cioè, più che se ce la faccio, se posso. Al massimo vedo di attaccare il Mac.
No, è troppo lunga, è troppo lunga. È assolutamente troppo lunga. Ma io molto sagazzamente, molto intelligentemente ho saltato completamente un'intera zona perdendo dei pezzi. Quindi io non capirò mai come ho fatto ad arrivare fin qua. Allora, fatemi vedere. Là c'era il pezzo. Ok, io dovevo prendere la cosa ed arrivare qua e ce l'abbiamo fatta ad andare avanti, gentil donzelli, non vi preoccupate. Fratelli, non temete, correrò il mio dovere e ce la faremo a far trionfare la giustizia proletaria. Che mi è venuto in mente dopo? Che si poteva saltare il checkpoint. Dopo mi vado a vedere subito un let's play se vedo se ho saltato tanto o poco. Però almeno posso andare avanti, cacchio. Sì, c'ho il Mac. Io infatti faccio le live dal Mac. Infatti domani vedo se posso fare le live direttamente da Xbox con la beta di Battlefield. Perché col fatto che io sono abbonato a Game Pass, Game Pass è lì a Play. Ho la possibilità di provare subito da domani la beta di Battlefield. E tra l'altro sono anche interista, dato che c'è coso, Simone Inzaghi che allena l'Inter. E quindi altrimenti la farò da Mac. Beh, io mi ci trovo bene, quindi che ce devo fare? Mi ci trovo bene col Mac e sono a posto con quello, insomma, eccoci. Allora, non lo metto in dubbio. Io ormai è da anni che sono utente di Mac, non sono uno, come dire, un fan sfegatato di qua di là, però. Ah, ok. Mi ci trovo bene a fare quello che devo fare, insomma, è così. Posso cadere, eh? Buono. Non mi sembravo tanto movimentabile con quel motocross qua. Che ci posso fare, però io mi ci trovo bene. Sì, signor Sada. E per fare quelle due o tre robette che devo fare. Ah, ma non c'ho bisogno di spiccare il volo, basta che salto. Riesco tranquillamente. Up. Ah, ce la faccio proprio tranquillamente a saltare là. Domani notte ce la faccio tranquillamente a saltare là. Oh no! Lo so, ma io ripeto, non c'è problema, solo che io mi trovo a fanculo. Mi trovo bene vabbè che dovrò cambiare, mi sa, il telefonino, perché adesso non è più, si dice, è diventato obsoleto e non posso più scaricare le ultime versioni dei vari cosi. Vabbè, loro fanno apposta, si stronzia. Però con Mac e le altre cose mi trovo bene. Che ci devo fare? Salve Federico, benvenuto. Mamma mia, non volendo, cosa ho fatto? Incredibile. Sì, no, tipo me l'aveva consigliato un mio amico, che comunque. No! Si era trovato bene col Mac di qua di là, poi avendo un iPhone ho tutto collegato, eccetera, eccetera. E quelle cose che, per dire, potevo fare soltanto col PC, comunque vedo che ce la faccio tranquillamente anche con il Mac, quindi non c'è problemi. Allora, ieri ce l'ho fatta a finire quel livello là, Federico. Scusa se non ti ho detto niente, ma è andato fuori di testa, fuori di mente. Ce l'ho fatta a finire quel pezzo là e adesso siamo qua alla, credo, parte finale del secondo episodio. Tutto tranquillamente. Questo bellissimo pezzo che mi sa tanto che io faccio prima a farsi sto mestiere qua. Ma la grande proprio. Ma la grandissima, eh. Ragazzi, domani sceratona in famiglia ed amici con Mega Trippa
Mega trippa totale. E fangullo all'avarizia. Oh, voilà. È l'unica cosa che io, tipo l'iPhone 6 e molte, ma molte, molte applicazioni non sono più, come si dice? Ho preso il pezzo di pane. Non sono più supportate, quindi bisognerebbe per forza cambiare l'Apple. Finché non trovo una bella, un bel sconto su magari qualche versione dopo, a fanculo pure al pezzo di pane. Per adesso mi sto tranquillo qua, ecco, con l'iPhone 6 non ho problemi a cambiarlo, ecco. E qua mi sa che mi devo spostare, devo andare là sopra. Sì? Devo fare i salti in queste, boh, in queste scatole che non so che scatole siano. Ok. No, vai un po' sotto, un po' di là. No, 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 no. Dimmi che c'è l'acqua, yes. Allora, io sono stato anni e anni, vabbè, adesso vi faccio capire quanto possa essere vecchio, ciao Teschio. Sono stato sempre un fidato utente Nokia, poi ho preso anche i vari Nokia, i modelli quelli nuovi, smartphone, poi vabbè, chiuse, battenti, per poi ritornare dopo. Ah, ok, devo prenderlo al volo. Poi un mio amico mi consigliò, vaffanculo, mi consigliò Apple e mi ci trovo bene per quello che devo fare. Non è assolutamente malaccio. Cioè, ma io non so se rendo conto che non ho preso la scatola dove dovevo essere ubicato. Dove dovevo essere ubicato. Ci siamo capiti, insomma. Voilà! Dove devo andare? Andate qua? Qua? E non ho capito ancora quanto cazzo siamo finiti. Porca la miseria. Proprio non riesco a concepire. Da carrellozzo. Non schiantiamoci. Oh no! Chi è che sta parlando? Ma posso anche concordare e non concordare, caro Sada, nel senso che a me basta che mi trovo bene con un telefono, poi non sto lì tanto a vedere il sistema operativo di qua di là, ecco. Posso permettermi di dire una roba del genere. Anche a me mi piacerebbe provare magari con qualche sistema operativo Android, vedo tipo anche quello che fa mio papà e che... Ma che devo fare? Ogni tanto lo provo e mi incarto che non so fare le robe, quindi... Lascio perdere. Ah. No! Devo ricadere lì! Ma porco. Vabbè, ci mancherebbe anche. Infatti, come dire, ti do ampiamente ragione su tutto quello che dici e che credi. Se quello è un tuo pensiero, ci mancherebbe anche. Che preferisci le robe Windows di qua. Tipo io, se il mio primo computer è stato un portatile dell'HP. Che sembrava una come si chiama? Un alto forno. E ce l'abbiamo fatta finire, cazzo!